Qui sono proprio del parrocchiale, potete cambiare un attimo la tipologia di scelta che fare, cosa può interessare. Ho purtroppo solo tre strisce di gioco che fanno scritto un proiettore, mi spiace, ho perduto un filo, questa è un po' un'idea del gioco in generale, quello che pensa il nostro protagonista. Sono due delle ambientazioni che abbiamo, che non mi piace, abbiamo anche la base militare, no? Mi spiace aver dovuto prendere il boss perché è fatto da Dio, però purtroppo mia colpa essermi trovato ieri sera a questa presentazione. Non avevo il materiale, non avevo anche la connessione a internet. Caricheremo prima o poi il titolo, lo sapete sicuramente. Scusate, battono anche per Android, non è simultaneo. Un po' di 1.1 versione in fondo a tutte le funzionalità, una piegata di diversi supportati, il iPhone è stato la tablet, un bel po' di fixer display, questo è importante, modo che abbiamo scelto di fare. Allora, su Android ho dato l'esempio al ragazzo sul video, non si vede un cazzo, c'è da fare. Purtroppo vuoi la pirateria enorme, vuoi il fatto che il produttore può dare indietro il gioco, fare un gioco per Android, venderlo per fare soldi, è così. Allora abbiamo optato per un free to play, a taste e self-publish, vediamo un po' come va, no? Cimillo fa sbagliare milioni di euro con la sua pubblicità, perché la gente ovviamente è spinta per questi giochini, è grande, il gioco fatto bene, ha fatto bene il gioco, la gente gioca in continuazione, è spinta su altro, non è un grosso problema perché non l'ha pagato, ma è loro che viene subito. L'SPM su Android non è proprio il top topper, però se lo città in tutti i tempi, è una cosa abbastanza ampia, si può fare qualcosa di diciamo. Vediamo un po' come va con un gioco con un altro Viking, perché non è proprio studiato per essere più di meglio, diciamo, la verità. Vediamo, tanto non ci costa niente, non ci costa niente, ma cagare, però diciamo, tanto vale poco, però. Devincember, è un altro progetto che è nato dal nostro cuore, la nostra passione per avventure grafiche vecchio stampo, quindi un progetto che come tipologia sarà difficile in remoto entrare sul mercato, perché la storia viene di me. Tutti hanno un monchiale, ma nessuno compra un monchiale ad oggi, no? La gente che gioca avventure grafiche gioca professor Leto, e cui ogni 38 millisecondi ha un'enigma da risolvere e poi 8 ore di video. No, è un bel gioco, per carità, però diciamo una tipologia un po' staccata da avventure grafiche. Faccio un po' di pubblicità a gente che non conosco, però un gioco che mi piace tanto, si chiama Jamie Roo, che è uscito tra poco, una vettura grafica per stampo, io ho comprato il DVD, non so di farlo, è molto carino, non lo conosco, però mi piace molto il gioco che si fanno. Il gioco è un gioco particolare, nel senso che la vettura grafica del giocatore passerà questo Charlie Chandler, che è un riccone degli anni 20, americani 20, che passa sul tempo a investigare sui film, no? Nella sua parità abbiamo lavorato parecchio su quelle che sono le parti importanti del gioco, nel nostro caso uno stile grafico del cercato, mi ha disegnato a mano, come vedrete, a qualcuno può un piacere, però comunque c'è un sacco di pensieri al riguardo. Musiche fatte dai nostri amici che sono jazz, fatte su misura, fatte a noi, sono venute molto bene. Gameplay alternativo in cui, va bene, Charlie c'è, troverà questa memoria diedetica, giusto? Sì, in cui praticamente quando si addormenta il nostro ragazzino si ricorda quello che sta neanche si ricorda quello che è successo l'altra giornata, sta in grado di percorrere le scene a cui ho giocato, che però essendo memoria diedetica gli danno la possibilità di dare molto più risalto a alcuni indizi che ho anche perso, di poter parlare con una certa persona deceduta che non posso dire, però mi riesce a spiegare un po' chi è, gli darò un po' più di informazioni. Charlie è una persona un po' lunatica, però con i suoi schiattanti genitori l'influenza molto sul mondo, sul modo di fare in base a quello che succede intorno, in base al loro oggetto e l'ultima roba che è rimasta sui genitori, come se lo guarda e cambia umore. In base all'umore che avete, no? Gli altri personaggi avranno più diverso su di voi, lui vorrà o non vorrà fare determinate cose, no? Magari sfonda una porta, si è incazzato per entrare dentro un edificio, se è scazzato la porta non sfonda, perché non è sfondata. Il che crea una situazione di gioco abbastanza interessante. Abbiamo preparato, poi beh, so, un po' di specie di gioco, si vedono male, mi immagino, no? No, sono un po' di roba, no? Personaggi, ci sono migliaia di cose in realtà su un video raccontandole con calma, no? Poi c'è di giochi particolari. Ho un trailer che abbiamo preparato un po' di tempo fa. Thank you.
Vi lasciate perdere ovviamente,
era per dare un'idea, tutto fatto online, ho cercato di lavorare guardando lì perché è molto buio, ho cercato di vedere un attimo come giocare un po' con le luci, cercare di far andare questo oggetto comunque anche su device che hanno pochissimo disponibilità di memoria, quindi non possiamo creare dei set enormi, non possiamo fare chissà che cosa, si vede là anche più buio. E niente, questo è Tino per un po' di tempo, per tutti gli ambienti, nulla di eccezionale, no? Però perché e niente, ho guardato le date perché l'obiettivo nuovo è che quando il gioco ci piacerà sta finito che lasciamo, poi si finirà dopo, piangeremo, però alla fine dobbiamo lanciare dei prodotti che siano di cui siamo convinti al 100% questa volta. Se andremo, manderò su Pavic, dipenderà tutte le idee della piattaforma che andremo, su qualunque piattaforme è impossibile andare senza Pavic, su altre ci troveremo. Saluto.